Benvenuti e bentrovati da Manuel Bartolini ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il programma di cucina targato 264, programma che vi fa compagnia durante tutte le feste. Insieme a me oggi c'è lei, è tornata a trovarmi, Valeria Santivetti, la nostra food blogger ormai di fiducia. Valeria, come stai? Bene, bene, benissimo. Come stanno andando queste feste? Stanno andando bene, insomma, nel limite delle feste durante una pandemia mondiale, però. Però, bene, insomma, bene. Si va avanti con le nostre, con le tue ricette, Valeria. Allora, oggi che cosa facciamo? Dimmi un po', siamo lì, in questo periodo di feste, farà cene, scenoni, abbiamo per quello che si può. Per quello che si può, non dobbiamo mai rinunciare a degli antipasti, secondo me. Ecco. Assolutamente, dei finger food, degli stuzzichini. Allora, dacci un po' qualche consiglio proprio per questi giorni di festa, come possiamo stupirci da soli? Allora, ci sono tantissime. Volevo dire, ricette. Stupiamo i nostri ospiti, ma pensa che non è il caso. Pochi ospiti. Ecco. Ci sono tantissime ricette da fare, oggi ne facciamo una rivisitazione classica, sì. Perché comunque andiamo ad utilizzare le lenticchie che sono tipiche appunto per i primi dell'anno, poi andremo a vedere anche un po' la tradizione del mangiare le lenticchie. E poi invece facciamo un altro piatto, diciamo, molto, molto moderno, a forma di alberello di Natale, che insomma bello. Fino al 6 gennaio è concesso, ancora, è ancora attuale. Esatto. Con del basilico che andiamo a fare noi e della ricotta. Quindi facciamo questi due finger food, diciamo molto utili per mangiarli anche non seduti a tavola, se lo vogliamo sì, fare. Ci vogliamo anche un po' muovere, esatto, mentre un piccolo buffet, mentre guardiamo il 264, esatto. In nostra compagnia, vi fate questi finger food da spizzicare. A me gli antipasti mi piacciono molto, sono spesso combattuto, nel senso che se non ho, diciamo, troppa fame, ho sempre paura che mi rovinino, no? L'appetito. Poi l'appetito, la prima, la seconda portata, però devo dire che sono sempre molto silenziosi, sì. E alcune volte vale proprio la pena concedersi qualche antipastino. Io preferisco sempre fare, magari mangiare un bel antipasto. Sì. Spesso magari quando vado al ristorante non prendo il primo, non prendo il secondo, ma prendo un bel antipasto abbondante. Ma sì, ma anche perché è una cena. Mi piace variare, esatto. Poi non vuoi l'antipasto. Gli stuzzichini, fare, sì, quelle scene con tante cose da assaggiare, mi piace molto. L'antipasto, se fatto bene, è una vera e propria cena. Allora non perdiamo altro tempo, io direi partiamo subito, Valeria, con la prima ricetta. Da dove partiamo? Allora, andremo a fare per primo il nostro alberello di Natale, perché okay. Appunto si cuoce e quindi almeno così per le nostre tempistiche è più rientriamo. Comodo. Esatto. Di che cosa abbiamo bisogno per fare questo alberello? Allora, andremo ad utilizzare due fogli di pasta sfoglia. Noi abbiamo quella già comprata, così in modo molto easy, veloce, esatto, per tutti. Molto facile. Possiamo utilizzare, invece che la pasta sfoglia, c'è pronto anche l'impasto per la pizza, sì, ad esempio. Quindi possiamo utilizzare anche quello, oppure fare noi magari un impasto di pan brioche. Oppure una pasta sfoglia. La pasta sfoglia come si fa? La pasta sfoglia si fa con un impasto di acqua e farina, sì. E poi dentro si mette un panetto, di solito burro e farina o solamente burro, e si vanno a fare delle pieghe, quindi si stende il primo impasto di farina e acqua, poi si mette dentro il panetto, si piega e si fa una prima stesura, poi si gira, si ripiega e si, sì, stende, si gira, si piega e si stende. Finché. varie volte, così, ecco, che appunto si hanno questi strati di burro e farina e la sfoglia cresce. Quindi si piega, va lavorata molto. L'incorporare aria fa proprio crescere la sfoglia. Quindi per cui andate al supermercato e come comprate, noi e compratela, esatto, già pronta. Esatto. Dopodiché, dopo due belle sfoglie, due rotoli di pasta sfoglia, che cosa ci serve? Abbiamo bisogno della ricotta, 200-250 grammi, possibilmente di pecora, è quella mia preferita, ma comunque potete prendere anche la mucca, che è un pochino più leggera, o quello che volete. Okay, esatto. Poi andremo noi a fare il pesto. Il pesto lo potete prendere già comprato, ma
come vedete è facilissimo da fare. Lo facciamo noi insieme e lo faremo attraverso l'aiuto del mio mini primer color verde salvia, signori, attenzione. Esatto. Per fare il basilico, per fare il pesto. Per fare il basilico ci vuole l'albero. Ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole... Il seme, il frutto. Se lo sappiamo, vabbè. Fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole... Seme, fare il seme, ci vuole il frutto, fare il frutto ci vuole il fiore. Comunque è tremendo, ok. Detto questo, quindi facciamo il basilico, facciamo il pesto. Facciamo il pesto, lo facciamo noi, avevo bisogno di... Ok, basilico, fresco. Che a dicembre è difficile da trovare, però... Ma noi l'abbiamo trovato, esatto. Poi dell'olio. Olio d'oliva, mi raccomando, olio d'oliva extravergine d'oliva, rigorosamente made in Italy. Ce l'abbiamo, è un prodotto che ci invidiano in tutto il mondo, ce lo copiano. Le possinaccia a cave lo dobbiamo difendere a tutti i costi, come il parmigiano, eh? Abbiamo già parlato. Il parmesan copiato, stracopiato, addirittura i fatturati negli Stati Uniti hanno superato quelli del nostro italiano. Assolutamente sì, di quattro volte. Ma che vi mangiate? Ce l'abbiamo le cose buone. Io quando vedo quest'olio da supermercato a 1,99€, ma che olio è? Che olio è? Piccola parentesi. Allora. Le scatole, poi. Quindi abbiamo detto olio, poi parmigiano un cucchiaio. Pecorino romano un cucchiaio, anche questo pecorino romano che sia scorza nera. Ecco, okay? Che ce l'abbiamo. E poi eccoli qua i pinoli. Pinoli, i pinoli appunto per fare questo. Abbiamo qua tutti gli ingredienti. Possiamo utilizzare qualsiasi frutta secca, quindi se non vogliamo fare il pesto tradizionale possiamo anche utilizzare del pistacchio, possiamo utilizzare delle mandorle, buone. Un misto di nocciole, mandorle, noci e nocciole. Per variare un po', variare un po'. Questo quindi... è il bello di fare il pesto fatto in casa, lo possiamo variare come ci piace più a noi. E allora Valeria? Una linea. E ecco qui, e l'aglio giustamente, quindi ecco qua, pasta sfoglia, ricotta, pinoli, pecorino, parmigiano, aglio, olio, basilico e un alberello di Natale. Partiamo subito, vai, prima cosa che facciamo. Allora, prima di tutto io prendo l'aglio, diciamo di solito non tantino, proprio un pezzettino così. L'aglio senza camicia, lo mettiamo nudo, mettiamo un pezzettino. È molto molto piccolino. Ok. Vai, lo facciamo proprio a pezzettini piccoli, esatto. Quattro pezzettini così, lo mettiamo nel nostro bel bicchierone. Esatto, poi aggiungiamo il basilico. Prendiamo quante foglie? Un bel po' di foglie. Sì, di diciamo basilico, io ci metto una decina, dipende anche da quanto sono grandi. Da quanto è grande, lo facciamo a pezzettini, pezzettoni, cose così. Ah, no, proprio le punta, Valeria. Sì. Proprio le punta, io pensavo fosse, sai, un'indicazione così, no? Una decina, una dozzina, invece no, proprio seria, precisa. Certo. Assolutamente sì. Ok. Quanto siamo? Eccola. Siamo 8. Siamo 8, dobbiamo scegliere le ultime due foglie del nostro basilico. Esatto, no, poi di più ci metto una. Vai, ma crepi l'avarizia, insomma. Poi si avanti, 10, ci facciamo una pasta. 11, che 12, buona pasta col basilico. 14. 15 cuccioli rubati. Bene. I ladri si sono dileguati. Che cos'è? È la carica di 101. Ma erano di più di 15, no? No, aspetta, quando sono nati erano 15. Poi poi diventano 101. Lei, attenzione. Ok, andiamo ad aggiungere per adesso due cucchiai di olio extravergine d'oliva. Esatto, poi ti piaceva la carica di 101 a te? Ma non era tra i miei preferiti, devo dire. Il mio preferito in assoluto penso che sia Re Leone. Vabbè, è chiaro, il famoso cartone, no? Con questo Re Leone. Le canzoni bellissime. Timone e Pumba! Timone e Pumba! Così si dimentica. No, mi piaceva la carica di 101. No, io non era. A me piaceva Re Leone, Hercules. Hercules. Come stai, Crudelia? Miseramente. Vabbè, detto questo, vai. Mescoliamo, allora. Esatto. Allora, per mantenere il pesto, diciamo, di un bel colore verde consigliamo di mettere questa parte del mini primer nel congelatore per un po'. Ah, sì? E anche questo, esatto, sì? Perché il calore tende a far ossidare il basilico, quindi noi se invece lo diciamo, abbassiamo la temperatura, l'ossidazione ci mette più tempo. Certo, vai, volete, brulliamo, quindi per prima cosa olio e basilico. Esatto. Bene. Voilà. Poi andremo.
andremo ad aggiungere. Bel verde, che bello. Esatto. Quanto mi piacciono a me i colori in cucina, cioè sono proprio innamorato da queste, sì, da queste tavolozze di colore. Adesso che ci aggiungiamo? Valeria? Adesso andiamo ad aggiungere i pinoli. Eccoli qua, i pinoli. Due cucchiai. I pinoli, da bambino quante volte li ho fatti. Prima ne parlavamo, io ero anche alla chiesa del paese a raccogliere spesso i pinoli, io nel giardino della scuola. Altri due cucchiai. Poi cominciamo a fare così tutti questi pinoli, non si sa, però. Erano molto buoni, però io mi ricordo, sì, che una volta ne mangiai uno andato male, credo, comunque non era fresco, perché comunque quando li, certo, prendi dalle pigne capita che magari uno è marcio, quindi rimasi così e da allora non li mangio più quelli express. Esatto, mangio solo a chilometro zero. Okay, allora, frulliamo adesso i nostri, esatto, pinoli. Qui dentro abbiamo l'aglio, abbiamo 15 foglie di basilico, abbiamo messo i nostri pinoli, diciamo 1-2 cucchiai. Il totale cucchiai di olio dentro sono 4, sì, e andiamo ancora a mixare. Mixare con il thinner verde sale. Verde sale, rigorosamente. Proviamo. Esatto, poi sinceramente il pesto fatto in casa io lo preferisco perché non è uniforme, ma è grossolano. È grossolano. Sentono i pezzi. Senti i pezzi di pastino, di pinoli, senti ancora qualche foglia non proprio trucidata dal mini-pinner. E poi c'è questo colore meraviglioso, dai. Poi è così bello, così divertente, il basilico si può anche coltivare sul balcone, sulla terrazza, sì, su una finestra. Io ce l'ho avuto per tutta la pandemia, una bella foglia di basilico, ma è durata tanto, perché in quel periodo, avendo tanto tempo a disposizione, la potevi curare, certo. Sì, come no. Adesso. E poi era, secondo me, meno anche inquinato, io immagino qui a Roma. Sì. È tanto inquinato, però durante la pandemia, diciamo, la gente non andava tanto in giro. Ci respirava l'aria più buona, giustamente. Allora, ecco qua, quindi questo è il nostro basilico. Quindi non si mettono tutti gli ingredienti insieme, ma poco alla volta. Esatto. Ecco qua. E soprattutto, come hai visto, io non ho messo il formaggio ancora. Ancora no, infatti, ancora no. Perché non l'hai messo? Perché il formaggio io lo metto semplicemente dopo e lo vado a mescolare, perché se lo mixo, se magari non è esattamente, la qualità non è eccelsa, come ci succede ogni tanto quando facciamo la cacio e pepe. Qualità non eccelsa, cioè vuol dire che il mio parmigiano non è di qualità eccelsa. No, beh, però ma Valeria, proprio, magari è un po' caldo, è semplicemente un po' caldo, poi quando andiamo a mixare si forma, diciamo, diventa filamentoso e non è proprio buono. Quindi questo può essere un suggerimento, diciamo. Sì, così. Diciamo, io come hai visto ho mixato solamente. Ma così è meglio, secondo me, rimane sempre come dicevamo prima, quel discorso grossolano che ci piace di più, o no? Sì, assolutamente. Dai. Sì. Quindi mettiamo il nostro bel parmigiano. Esatto, poi aggiungo il restante olio. Olio extra vergine di oliva. Ok, quindi in totale sono 6 cucchiai. 6 cucchiai alla volta. Sì. E continuiamo a girare quel nostro bel cucchiaio. Io non la sapevo questa cosa, vedi? Sì, il Meglio, sì, il formaggio è sempre meglio utilizzarlo così. Alla fine. Anche il pecorino, allora, immagino. Sì. Anche il pecorino. A me è una voglia di pasta col pesto, adesso è come si fa. Buonissimo. Mamma mia. Questo l'amo. Bene. E mischiamo ancora, poi il pecorino c'ha questo sapore, signori. Mamma mia, sarai qua a Roma, insomma, ma tutta l'Italia, che pure in Sardegna, che devo dire il pecorino, io mi ricordo che in Sardegna il pecorino arrosto, sì, bello al forno, che te lo dico a fare, mi è capitato invece a Roma qualche settimana fa in un ristorante a Trastevere, questo pecorino fatto con, sempre al forno, con le noci, il miele e un po' di tartufo. Io il tartufo, mamma mia. Un'altra cosa proprio. Allora, vai. Adesso quindi abbiamo il nostro pesto pronticello, dobbiamo aggiungere la ricotta al pesto insieme. Andiamo qua. A fare proprio. Una bella ricotta di pecora, come vuoi dire. Esatto, eccola qui. Mettiamo la nostra ciotola. Ok, la prendo diciamo così perché così la facciamo sgocciolare bene. Certo. Cerchiamo di fare una preparazione. Togliamo un po' di acqua, diciamo. Esatto. Vedi anche a me, prego, dottoressa Santivetti. Ok, adesso sono
dottoressa veramente. Adesso è dottoressa sul serio, mica scherzi, sei laureata, ricordami un po' che la tua laurea è difficile, l'hai ripresa come la nonna. Esatto, nonna, sì, l'altro giorno è andata, ieri allora è andata in parafarmacia. Nonna Rosa, la nonna di Valeria, esatto. La nostra fan, che saluto. E il parafarmacista gli ha detto di prendere dell'aloe, insomma, per sgonfiarsi, non lo so, e anche delle pasticche, vabbè, insomma me l'ha fatto vedere, e ha detto, mo la porto a Valeria che lei è studiata di queste cose, lo sa. E quindi mi ha fatto vedere queste pasticche come se fossi un medico, cioè sì, nonna, ok. No dai, ricordami un po' invece la tua laurea. Io ho studiato scienze e tecnologie alimentari. Quindi ragazzi, signori, tutti i consigli che ci dà Valeria Santivetti, non è che ci dà solo le ricette così buone, facili, golose per tutti, ma sono pure belle, certificate, esatto. Secondo tutti i criteri, tutti i crismi, normativi, legislativi e nutrizionali. Esatto, esatto, bravissimo, grazie. Ma prego, ma ci mancherete, Valeria Santivetti, tu blogger. Puoi trovarla nei migliori negozi di giocattoli o nei negozi della giraffa. Scherzi a parte, dai. Allora, torniamo a noi, quindi il pesto, guardate, esatto, qua, che bel colore, che bel colore. Questo colore verde che appunto ci servirà per fare l'altro. Ma tutto lo dobbiamo utilizzare, non lo possiamo lasciare un po' per un po' di pasta? Vediamo, facciamo. No, penso di no, perché poi faremo anche dei cornettini salati con facciamo la pasta pure sfoglia che ci avanza. Facciamo pure cornettini salati per i vostri antipasti. Ma chi ve li fa questi antipasti? Solo il 264. Ok. Mischia. Possiamo aggiungere anche altre cose come, che ne so, un po' di prosciutto, oppure dei pinoli freschi e non tritati, oppure delle nocciole, oppure dei pomodorini, oppure della pancetta, insomma... Ci possiamo sbizzarrire. Esatto, noi come sempre vediamo la ricetta base, però poi la poi, vostra fantasia. Fate voi, divertitevi, perché la cucina è questo, secondo me, no? È divertimento. Allora, una bella teglia. Esatto. Ok, ricordiamo che dobbiamo accendere il forno, lo dobbiamo preriscaldare a 200 gradi, tu già l'hai acceso? Io già l'ho preparato, già okay. È pronto. Prendiamo il rotolo di pasta sfoglia con carozza, si dice adesso. Ok. Lo mettiamo nella teglia. Esatto. Questo l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto prima, ci abbiamo messo un po', siamo svegliati presto, stamattina, l'ho preparato. Ma poi questa è una brosa, vedete che l'abbiamo fatto prima, che dura un sacco di tempo, perché questo devi prendere il panetto e poi lo devi rigirare, lavorare un mattarello, ho detto annoiamo, ci mettiamo troppo, esatto. Lo preparo io prima, poi prendiamo la nostra... Prendiamo il nostro... Il nostro composto. Esatto, il nostro composto, il nostro ripieno color alberello di Natale. Il nostro ripieno bello verde che appunto ci ricorda i nostri abeti natalizi. E andiamo a... Hai fatto l'albero tu? Ho fatto l'albero l'8 dicembre, come vuole la tradizione, perché io sono una tradizionalista. Cascasse il mondo! Esatto. Valeria Santivetti, l'8 dicembre fa l'albero. Assolutamente sì. E il presepe? Il presepe no. Il presepe non l'ha fatto. Il presepe no. Ma tu sei un amante del presepe? Quando ero piccola mi piaceva tanto farlo, però adesso meno, adesso meno. Diciamo, ho perso la tradizionalità del presepe. Certo, certo. Io ho visto una bellissima mostra che vi invito a vedere, per i romani è all'aperto sotto il colonnato di San Pietro, entrando sulla parte sinistra ci sono dei presepi che sono stati preparati da artisti, da volontari, sono molto molto belli, sì, alcuni fatti anche dai bambini con i colori, con le matitine, tutti messi insieme, ce n'è uno fatto con la macchina da scrivere su un foglio, bello. Utilizzando dei caratteri, è stato realizzato la classica natività, poi ce n'è uno bellissimo dei Vigili del Fuoco, pensa, fatto all'interno di un estintore bello grande, tagliato, e dentro c'è la natività. Magari se state a Roma in questi giorni, quando si può, diciamo così, con le dovute distanze, è all'aperto, si fa una passeggiata, l'ingresso è lì, per poi si lascia l'offerta e vi divertite. Molto bello, io mi sono ricordata adesso che quando ero piccola io andavo all'asilo dalle suore, non so se c'è mai suore di Maria Bambina. Facevamo la gara dei presepi quando eravamo piccolini. E mi ricordo che papà mi aveva aiutato a costruire questo presepe con la carta. Un bel ricordo. Ricordi. Quando facciamo i lavoretti a scuola, quanto mi mancano. Esatto. Tu pensa che una volta, ho talmente tanta voglia di fare il lavoretto di Natale che andavo all'università e ho organizzato nella mia università un laboratorio, lo lasciarono fare, di lavoretti di Natale. Vero? Sì, le palline di Natale fatte con il palloncino, tu prendi un pallone, anche voi a casa. Ti fanno in bucciaccia. La ricetta della ricetta, prendete il palloncino, lo gonfiate, non lo fate troppo grande, dopodiché lo rivesti con il filo di lana e il filo di lana ci passi con il pennello e la colla di Naville. Sì, ho capito. Dopodiché si asciuga, lo fate asciugare vicino a un termosifone, cose così.
e il filo di lana si asciuga, diventa bello del suo colore trasparente anche con un po' lucido. Con lo stilino vi divertite, pum, scoppiate il palloncino e vi resta questa palla, questa pallina di lana divertente, carina. Sì. Molto Giovanni Lucciaccio. Molto Giovanni Lucciaccio. Detto questo, allora, l'alberello di Natale è quello qui, quindi esatto. Prendiamo una seconda sfoglia. Sì, e lo ricopriamo. Sì. Qua intanto faccio un po' di ordine. Ok. Bene. Così. Adesso andiamo a tagliare la forma dell'alberello. Sì. E andremo a vedere anche cosa facciamo con la pasta sfoglia avanzata. Che cosa avanzata. Facciamo con la pasta sfoglia avanzata, segreto. Okay. Che qui non si butta via niente, È arrivata la carta? Sì. Te la vuoi? Sì, grazie. Te la riprendo subito. Pardon. Grazie, perché con questi poi faremo dei vediamo che si inventa, Cornetti i cornetti salati, pure questi un altro antipasto. Esatto, due antipasti in uno. L'antipasto nell'antipasto. Ah, ma vedi quanti ce ne escono? Già. Allora scusa, Ok. Questo si fa anche con la crema di nocciole più famosa del mondo. Assolutamente sì. Facciamo anche la base dell'alberello. Ha proprio la forma dell'abete, certo, fare. Certo, non è ancora finito, perché qui vediamo noi un po'. Siamo degli artisti. Le cose fatte bene, E questo pure qualcosa ci inventiamo, Esatto. Qualcosa ci inventiamo, non vi preoccupate. Delle caramelline salate, non lo so. Sono delle rotelline. Delle rotelline, poi le vendiamo su internet, facciamo l'asporto e diventiamo ricchi. Esatto. Sicuramente. Ok, poi. Bene, e qui facciamo poi la fine della decorazione in questo modo. Andiamo qui, tutte striscioline. Ah, ecco, facciamo queste striscioline. Ok. Che poi questo adesso è un alberello di Natale, però questo è un alberello che volendo si fa tutto l'anno, no? Certo. L'albero di primavera. L'albero di primavera, magari lo facciamo rotondo e non un abete, però certo. Poi uno si diverte, okay. Ma soprattutto nel ripieno, secondo me, è divertente. Come hai detto tu, si può fare anche in versione dolce con la versione cioccolata. Dolce. Con la marmellata, se vogliamo tenerlo sul verde, lo facciamo con il pistacchio Ma magari. Infatti io lo farei con la marmellata, proprio colorato per la primavera. Sì, certo, con varie marmellate anche. Sai che è divertente. Oh, vediamo un po' adesso che si fa. Ah, ecco, si attorcigliano, esatto. Quindi tutti i rami, diciamo così. Sì. Più o meno, che dovranno ricordare. E così esce il verde. Esatto. Che colora l'albero. Bello. Poi ovviamente se vogliamo con dei pomodorini facciamo la decorazione. Le palline proprio. Esatto. Ma quelli dopo si mettono? Quelli li possiamo mettere dopo, alla sì, fine, prima. Mettiamo degli spicchiettini proprio di pomodori, poi ci possiamo divertire, pomodori rossi, pomodori gialli, i pomodori neri, lo sai che sono buonissimi, benissimo. Pomodoro nero. Molto, molto buono. E uno fa le palline, no? Fa un po' le decorazioni. Anche diciamo, questo diciamo con così. I bambini si può fare. Ci si diverte. Ok, guardate qua. Ci siamo. Ecco qua. Questo poi, come abbiamo detto, forno a 200 gradi. Ok, forno già chiaramente preriscaldato, 200 gradi, forno statico. E deve cuocere per quanto, Aria? Diciamo una mezz'oretta, poi come sempre dipende dal forno. Ok, dipende un po' dai vostri forni. Se avete il forno a legna. Sto scherzando, qui. Chiaramente. Ma con il forno a legna si può fare. Sì, sì. Bello, si impala proprio come una volta. Eccoci, primo. Qui invece. Quindi questo è l'alberello, adesso invece passiamo ai cornettini. Vediamo un po' questi cornettini, questi qua pure mi interessano, Io già me li immagino pure col prosciutto, con la pancetta, esatto. Con il formaggio. Col salmone. Ok, quindi spennelliamo per metà. Senti, intanto, ecco, quindi dimmi un po', per metà, solo esatto. Metà, Intanto ti dico una ricetta che voglio provare, ve la dico anche a voi, sempre per gli antipasti. Prendete un rettangolo di pasta sfoglia, lo dividete in tre, quindi abbiamo tre rettangoli, li mettete nel forno, li fate cuocere, dopodiché un velo di formaggio spalmabile, un velo di salmone affumicato, mettete l'altro strato di pasta sfoglia e proseguite fino alla fine. Concludete con un po' di formaggio spalmabile sempre sopra, un po' di pepe rosa e dell'aneto.
al bacio proprio, meraviglioso. Tipo mille foglie. Un mille foglie al salmone, esatto, mille foglie al salmone affumicato, da provare, no? Ma la prossima volta tu cucini, io presento. Va benissimo, siamo d'accordo, però mangio comunque. Ok, esatto. Allora, questi invece sono i cornettini, questi qua magari li possiamo portare pure al lavoro, da offrire ai colleghi quando torneremo al lavoro. Esatto, e rotoliamo proprio come... Questi proprio da quando si facevano gli aperitivi, me li ricordo proprio. Esatto. Voilà. Cornetto. Eccolo qui. E andiamo con il secondo. Questi di solito cuociono un po' di più perché insomma la pasta sfoglia è arrotolata. Quindi... Certo, ci vuole qualche minutino in più, chiaramente. Cioè, rotoliamo. Mm-hmm. E quindi alla fine abbiamo fatto due antipasti in uno, possiamo anche cambiare il ripieno se vogliamo. Ma sì, come più preferiamo, appunto io dicevo prosciutto, formaggio, speck, ma anche questi anche dolci, anche questi si possono fare dolci, col salmone, come diceva Valeria, sempre salati. Voilà, queste così li facciamo cuocere. Vediamo un po' che fa. Te lo dico io che fa. Fa la spirale Valeria. Okay. Spegniamo sulla lunghezza E poi si arrotola? E poi si arrotola come fare. Questi sono buonissimi fatti con pecorino e pepe, proprio cacio e pepe. Buoni, così facili, cacio e pepe, buttate nel forno e li fate cuocere. Ecco qua, una spirale qua, un'altra spirale là, un bicchierino di bollicine, io direi, Valeria, ci siamo pronti, esatto. E siamo pronti per brindare insieme. Per queste feste e per l'anno nuovo che verrà, che sarà un anno secondo me pazzesco, meraviglioso. Vediamo. Tanto zitti, diciamo però. Ecco, quindi mettiamo tutta la sfoglia e arrotoliamo anche qui come abbiamo fatto prima. Voilà, e se ne vanno tutte e due nel forno. Esatto, anche loro a 200 gradi. Andiamo, forno a 200 gradi statico. Per 30-40 minuti. Sopra, che dici? Sì. Va benissimo. Okay. Nell'attesa che i nostri belli antipasti stiano belli in caldi e siano pronti, noi ne approfittiamo, ce ne andiamo qualche minutino in pubblicità, come dico io, voi fate pure la pausa pipì, dopodiché torniamo insieme e facciamo la seconda ricetta. Qualche minuto di pubblicità e torniamo. A tra poco. Di nuovo bentornati in diretta, eccoci qui, vi abbiamo lasciato qualche minutino fa dove abbiamo infornato un bellissimo alberello come antipastino. Allora Valeria, ricordiamo un po', per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, in questa puntata vi stiamo proponendo una serie di antipastini perfetti per questo periodo di feste. Intanto abbiamo infornato un alberello di pasta sfoglia. Esatto, e anche dei cornettini e delle girelle. Ripieni di? Ricotta e pesto fatto in casa, homemade. A chilometro zero. Esatto. Adesso andiamo con un altro antipasto bello. Esatto, bello e tradizionale. Tradizionale. Ma rivisitato in maniera moderna, perché andremo ad utilizzare le lenticchie, che per Capodanno sono un must. Addirittura gli antichi romani erano soliti anche loro regalare le lenticchie come rito propiziatorio per un anno, diciamo, facoltoso, pieno di denari. Esatto. Addirittura mi dicono che andrebbero mangiate con le mani le lenticchie. Sì, per portare ancora più forte. Vabbè, magari però... stiamo da soli, possiamo pure mangiare con le mani, non ci vede nessuno. Sono nel piatto. Oltre che mi dico, ho visto come andava il 2020, proviamoci a mangiare con le mani, magari va meglio, non so. Ecco. Dunque, che facciamo? Dimmi un po'. Quindi facciamo dei crostini di polenta con lenticchie ad aroma di arancio e speck. Perfetto, la bella polenta, quindi oggi c'è da girare. Esatto, c'è da... anche se noi utilizziamo la nostra fantastica polenta istantanea. Rapida, indolore. Esatto, perché veramente ci dobbiamo stare lì un'ora. Ma queste sono ricette facili per tutti. Esatto. Allora, vai, partiamo subito. Partiamo subito con la polenta, perché deve raffreddarsi e gli dobbiamo dare la forma del crostino. Quindi, abbiamo l'acqua portata a bollore, mi servirebbe un cucchiaino di sale subito sul chef, fino grosso, due bicchieri di acqua con, diciamo, 200 grammi di polenta istantanea. Okay. Vado ad alzare, puzzi
Esatto, magari dentro, non fuori, e poi per pulire non si accende il coso. Esatto. Andiamo ad aggiungere la nostra polenta a filo e mescolare con una frusta. Benissimo. Quindi l'acqua bolle, questo è importante. Leggeriamo un po' e mettiamo piano piano, esatto, la nostra polenta istantanea. Che piano piano andiamo a girare con l'aiuto di una frusta. Esatto, un diciamo un consiglio, un segreto per la polenta che viene da mio nonno. Mio nonno è quello che appunto in famiglia fa la polenta, la fa nonna ma la fa nonno. Salutiamo nonno, che esatto, si chiama? Nonno Francesco. Nonno Francesco, bene. Da tutti chiamato Franco Secco. Ecco. Detto ciò, quindi il nonno che cosa fa? A parte che lui la polenta la cuoce nella pentola a pressione, sì. Così che non deve stare tutto il tempo a girare. A girare, esatto. A musicare. E poi quando fa la polenta al sugo, sì, mette sempre un cucchiaio bello abbondante di sugo dentro l'impasto della polenta. Sì. Esatto, così che anche la polenta viene che sa di sugo. Buona! Viene bella rossa, certo, anche la polenta. È più saporita, giustamente, no? Esatto, e poi lui è proprio, diciamo, il re della polenta. Con quella che avanza ci fa il polentone. Il polentone, che cos'è il polentone? Allora, molto simile a quello che faremo oggi in realtà, perché lui con la polenta che avanza, diciamo, la mette in una teglia quadrata a bordi alti, ok? Poi quando si è raffreddata bene, sì, la taglia. Sì. Okay, a listarelle, sì, okay, e o la utilizza nel forno tipo crostini, sì, con sopra il formaggio e il prosciutto, oppure la impana e la frigge. No, addirittura nonno è proprio il re della polenta. Invece c'è mia madre che con la polenta tra virgolette avanzata ci fa una sorta di lasagna con, capito, con la polenta, fai gli strati, poi ci metti il kombucha, anche quello è un fantastico impasto per Natale. Metti il ragù, ci metti il sugo e la mozzarella, tanto parmigiano, pecorino, quello che volete. Buonissimo. Si può fare anche quello, in realtà, se ci pensi, con pesto e salmone, quindi molto simile a quello che abbiamo fatto noi prima. Sbizzarritevi, esatto, fate quello che volete, poi taggateci su Instagram, Cusano Italia TV, aspettiamo le vostre ricette. Allora, la polenta è già pronta? Sì, perché è proprio poca. È vero, io avevo questi ricordi appunto della polenta là, girare. E adesso la facciamo raffreddare. La facciamo raffreddare su un piatto, esatto. Un piatto da portata, un piatto da ceramica, così. Tagliare a rettangoli. Sì, a rettangoli, diciamo, la possiamo tagliare rotonda, come ci pare. Possiamo pure fare utilizzare le formine, secondo me, Valeria. Esatto, io infatti ho portato quella quadrata. A forma di quadrato. Una formina a forma di quadrato, molto originale. Esatto. Basta, queste solite formine a forma di cagnolino, di stella, di alberello. Cioè cerchiamo di essere un po' un più po' originali, no? Una formina a forma di quadrato. Allora, la stendiamo un pochino spessa. Che profumo questa polenta. Esatto, un pochino spessa. Mamma mia, io ho dei ricordi della polenta messa su. Messa proprio tutta la spianatura, che te lo dico a fa con le salsicce, con le i broccoletti, con i broccoletti tutti là, con le forchette, diciamo una ricetta un po' COVID, poco COVID felice, però va bene. Infatti, allora io in realtà una ricetta vietata, sono sempre stata una bambina abbastanza, diciamo, poco morbida, nel senso che anche quando andavo alle scuole elementari, il fatto che quando mangiavamo stavamo tutti i bambini appiccicati, io avevo la sensazione che gli altri bambini della mia classe mi aletassero sul piatto. E quindi ero terrorizzata. E quindi che cosa facevo? Andavo fuori a mangiare da nonna e poi tornavo. Quindi facevo, esatto, invece di andare alla mensa dove c'erano tutti i bambini appiccicati che mangiavano di carne, andavo da nonna, infatti ero un bambino un pochetto in carne, perché tutti i giorni a mangiare da nonna. Da nonna, esatto, insomma, ecco, strozzo. E anche quando mi facevano la polenta, per me era impensabile che io dovessi mangiare nel piatto con un'altra persona, cioè, chissà. E quindi mio nonno, sempre il re della polenta, si inventò degli scifetti piccoli fatti da lui. Esatto, sempre rotondi. E la piccola germofobica. Con il manico, e ognuno sapeva il suo scifo, che mi sembra una cosa molto... Comunque, esatto. Io non devo più niente, preso pure il coltello. Per me va benissimo, ognuno piatto suo. Ognuno piatto suo, per cortesia. Ecco. Allora, adesso andiamo a preparare le lenticchie con arancia. E per fare le lenticchie con arancia abbiamo bisogno di lenticchie. E un'arancia, immagino. Già cotte, esatto, bollite. L'arancia, solo la scorza. Sì. Poi dello speck, che è i dadini, di listarelle, come volete. E dello scalogno e dell'olio. Ok.
cominciamo. Le lenticchie quindi già cotte, già pronte, lenticchie quelle che troviamo al supermercato, esatto, nei barattoli, nelle scatoline. Le possiamo cuocere noi oppure compriamo quelle sì, cose al vapore. Tu diciamo, le utilizzi quelle da supermercato già cotte? Beh, chiaramente per questa ricetta sì. Tantissimo, sì, ma i legumi comunque cotti in scatola, sì, cioè già cotti, anche quelli al vapore, sì, vanno benissimo anche per la dieta. È inutile, okay, diciamo, secondo me, si possono utilizzare, si possono comprare, esatto, diciamo, così come gli altri. E per esempio, non so se tu hai mai fatto, c'è una ricetta buonissima con i ceci, mm-hmm, i ceci croccanti al forno che si condiscono con delle spezie, la paprika, il curry, varie cose. Ma dai, no, non la esatto, conosco, poi si mettono al forno a 200 gradi e diventano croccanti quasi come dei popcorn. Ma dai. E con i ceci, per esempio, in scatola già bolliti vengono molto molto meglio. Molto quindi bene. Prendo i ceci in scatola già bolliti e li metto in una teglia. Sì. E condisco con paprika, curry, il coriandolo, fammi dire coriandolo, okay, il coriandolo, tutte le spezie. Sì, coriandolo, mamma mia, no, a me non mi piace coriandolo. Sanno meno che sapore ha, sinceramente. No, il coriandolo lo usano tanto tipo nelle cucine thai, ma anche, sì, in Portogallo lo usano, uh-huh, tanto. E sa, tipo, è tipo il prezzemolo, però cattivo, sa tipo di citronella, sa, non sì, so, tremendo, tremendo, bocciato il coriandolo. Quindi ci potete mettere il curry, la paprika, quello che vi pare, e tutto insieme al forno a 200 gradi. Adesso passiamo alla nostra ricetta. Va bene, vai, allora. Olio, extravergine di oliva. Poi lo mettiamo nella padella. Paura che riattaccola. La storia. Poi adesso se vuoi puoi accendere il fornello. Va bene, accendo subito il fornello. Ok. Guarda, chiama voilà. Voilà. Voilà, ok. Ok, voilà. Bene, voilà, perfetto. Voilà. Facciamo un pochino a scaldare, poi andiamo ad aggiungere il nostro scalogno. Esatto. Guardate che bel viola lo scalogno. Io che bellilla. Io ho preferito lo scalogno rispetto alla cosa? Seconda. Perché? Non lo so, così. Così per sapore? Per tradizione. Per tradizione, esatto, bellissimo questo scalogno. Perché comunque l'altro giorno ci riflettevo su, sì, questo, la maggior parte delle volte. Lei rifletteva sullo scalogno, insomma, sì, ognuno riflette su quello, sì, che vuole. Esatto, sì, vai, rifletteva sullo scalogno. Che cosa hai inventato? Ripartevo. Riflettevo che in realtà la maggior parte delle persone, diciamo, la cucina è un misto tra le proprie esperienze e le esperienze della famiglia. Sì. E mia zia utilizza tantissimo lo scalogno. Mm-hmm. E io ho tanto, insomma, della mia cucina, della cucina di mia zia, perché comunque uno impara, diciamo, dalle madri, io in questo caso ho imparato dalla zia, e quindi in realtà è una cosa che faccio per tradizione, per famiglia, per familiarità con lo scalogno, perché ho sempre visto mia zia cucinare e lei utilizza lo scalogno, quindi io utilizzo. Certo, utilizzi lo scalogno, esatto. come no. Bene. Vai. Quindi, scalogno nella padellina con l'olio, extravergine, olive. Io invece no, nel senso dici una cosa molto vera, Valeria. Grazie. Perché, no, nel senso anch'io racconto la mia esperienza. Devi preparare il sugo. Ma la rifletteva sul sugo. Esatto. Poi lo rifletti su quello. Nel preparare il sugo, invece, mia nonna ha sempre utilizzato l'aglio. Sempre. Uh-huh. Ed era una di quelle, no, nel sugo ci va l'aglio, no, la cipolla. Poi, chiaramente, crescendo, io ho assaggiato il sugo con la cipolla e facendo un programma di cucina vedo la preparazione della cipolla e quindi devo dire che mi sono un po' ricreduto, però non ti nascondo che tutte le volte che io sto a casa e preparo il sugo con la cipolla in un certo senso è come se avessi mia nonna qua, oh sì, dietro, no? Mi sembra quasi di tradirla. Nel forno, andiamo nel forno perché abbiamo l'alberello. È pronto? Esatto, lui è pronto, adesso rigirerei. Scusate se abbiamo interrotto. Facciamo la storia della nonna. Cosa vuoi fare? Change? Sì. Ok, lo faccio io, Valeria, tu vuoi controllare. No, va bene, fa tutto lei. Così? Fa tutto lei, l'alberello è pronto, adesso ve lo facciamo vedere bene per bene. Intanto qui abbiamo l'olio con lo scalogno, però ti piace far finta di saper spadellare. Musica, perché non faccio un po' di scena pure io così. Okay. E finiamo di fare appunto preparare gli altri, esatto, gli altri pastini. Nel frattempo, vai. Poi vi facciamo vedere anche l'alberello. Questo è lo speck tagliato, esatto, a dadini, lo andiamo ad aggiungere nell'olio caldo con lo scalogno. Lo facciamo rosolare. Sì, non tutto. Non tutto, perché un po' lo dobbiamo anche, come dire, assaggiare, no? Esatto. Ed è uno speck. Comunque, riguardo al sugo, io per esempio ci metto entrambi, ci metto sia la cipolla che l'aglio. E l'aglio, crepi l'avarizia proprio.
Va benissimo, Valeria. Ah sì, quindi aglio e cipolla tutti e due, si già possono mettere? Perché io comunque cucino leggero, mi piace certo mangiare leggero. Mangia cucina leggero, lei, leggerissimo. Esatto. Allora, uniamo tutto così. Ok, e poi siamo pronti con le lenticchie e poi con l'arancio. Ok, benissimo. Okay, le lenticchie le abbiamo già scelte, già cotte. Esatto. Quindi una ricetta davvero facile, poi veloce, perché la polenta pure esatto era una polenta istantanea a cottura esatto rapida. Ci abbiamo messo proprio un minuto, esatto, cioè un esatto minutino proprio. La stessa cosa si può fare invece che con lo speck, se vogliamo essere proprio tradizionalisti, con il codechino. Col codechino, come no, col codechino. Il codechino che io mangio solo a Capodanno, non mi è mai successo di sì, mangiare vero, un altro no, periodo. Mai trovo, a meno che non detto appunto magari avanza, diciamo, allora può succedere che uno no prende assaggio il codechino. Però solitamente solo a Capodanno. Sì, addirittura io. Queste lenticchie sono avanzate? Due anni fa, sì, sono avanzate. Ok, non conosco più, le tolgo. Due anni fa andai sì a fare Capodanno a Ferrara. Ah. Perché insomma ci trovavamo là, il mio ragazzo con degli amici registravano un album, la casa discografica era a Ferrara e quindi siamo Capodanno a Ferrara, esatto, vediamo che cosa è successo. E io giustamente da casa ho fatto la valigia, tutte le cose che mi servivano per Capodanno e mi sono portata pure le lenticchie col codino. Me fai giusto? Dovevo andare a fare Capodanno là e non sapevo se poi avrei trovato la marca che dicevo io, quelle che dicevo io. E quindi io nella valigia, come le nonne quando vanno in vacanza, chi si porta, no? Dice Capodanno, amore, a quest'anno ti porto a Ferrara, una ragazza che fa i tacchi, immagino, no? Poi da l'abito per la serata, cioè, due anni. Due anni fa, pensate, era giovanissima, solo 22 anni, adesso ne ha già 24, Valeria. Quasi 25 a maggio. È pure un po' troppo scollata, direi, guardate qua. E volete farla finita, sì, Valeria, basta. Ecco, e lei di fa si porta il codellino con le lenticchie. Esatto. Vabbè, comunque, parlando, tornando alle lenticchie, adesso grattugiamo l'arancia. Ok, grattugiamo l'arancia. Mi raccomando, l'arancia sì, non l'arancio, perché l'arancio è l'albero. È l'albero. Non possiamo grattugiare l'albero. No, non possiamo grattugiare l'albero. L'arancio è l'albero. Esatto. L'arancia è il frutto. Esatto, quindi la pera è il frutto, il pero è l'albero. Esatto. Quindi il limone è il frutto e la pianta è? La limona. Non so nel caso del limone in effetti. È la pianta di limone. Penso che il limone sia... La limonata. No. Sia il frutto che l'albero. Tutte e due. L'albero di limone, l'albero di limoni però diciamo. L'albero spezzato? No. Che cos'era questa? Una pinna nera. Ecco, molto bene, perfetto. Questo è molto Capodanno. Questo è un po' Capodanno, esatto, giustamente, che sono antipasti per le feste e anche per Capodanno. Quindi, allora, è un po' lo scalogno con l'olio, fatto rosolare con lo speck a pezzettini, esatto, e le lenticchie. Che profumo questo arancio! Profumatissimo, Valeria! Buono, che voglia di spremuta. Questo è chilometro zero dal giardino delle, come si chiama? Il giardino degli aranci. Esatto. Dal giardino degli aranci. Non sta qua vicino, mi sbaglio. Il giardino qua vicino, aspettiamo. Sono peggio di come pensavo in in geografia. Nella mappatura di Roma, esatto. No, sei bravissima. La polenta è qua, già si è raffreddata. Esatto, adesso questo ci puoi fare la spremuta che fa sempre bene. Di là, poi vai, un pezzettino di arancio. Ok, perfetto. Quindi questo qui lo conservo per una spremuta, perché mi raccomando, quando lo grattugiate non arrivate mai alla parte bianca, che è la parte amara. Esatto, bravissimo. Profuma da tutta la parte. I cornettini. Come stanno? Stanno molto bene. Bene, allora adesso. Dimmi tu. Prendiamo il nostro fantastico scifetto. Sì. Per il prossimo momento. Sì. La forma quadrata. Quadrata. Forma di quadrato. Ok. Meraviglia. Massimo. Questo è sempre attaccato. Olè. Ok. Hai per caso una spatolina? Sì. Questi li taglietti li possiamo, come fare il caro nonnofobico, per esempio friggere. Addirittura. Esatto, li impaniamo e li friggiamo piccolini dei bite di polenta. No. Ce la facciamo andare bene. Vai. Ok. Dei bite di polenta. Esatto, nel senso che li tagliamo piccolini, magari così. Sì. Vedi?
e poi li impaniamo e li friggiamo. Ok. Oppure mamma non li mangio. Assaggiamo la polenta, è buona. È buona. Che carini. Ok, magari li mettiamo tre. Sì, li mettiamo tre, dai. Un po' più piccolini. Facciamo il numero esatto. 1, 2 e 3, eccolo qua. A forma di quadrato. Sì. Questi tu dici di farli a pezzetti e friggerli. Esatto, quelli vuoi mangiare. Tolgo? Sì, togli. Bene, poi andiamo con le lenticchie. Si può aggiungere anche se vogliamo dell'arancia sempre sopra grattugiata oppure del formaggio, tipo del pecorino, secondo me potrebbe starci benissimo. Sarebbe stare toppissimo proprio. Esatto. Voilà, fantastico. Senti che odore di arancia. E che sapore, meraviglioso. Sì, perché poi ci sta molto bene questo, come dire, questo tocco agrumato. Esatto, è un modo originale di... Di agrumare. Di agrumare. Io direi, no? Sì, diresti che ha ragione veduta. Eccoci qua, quindi questi sono dei crostini, esatto, fatti con la polenta rapida, con le lenticchie e dadini, pezzettini di speck. Se vi va ci potete mettere la pancetta, ci potete mettere il guanciale, quello che più preferite. Io ci ho messo con una spolveratina di peperoncino proprio. Sì, anche il peperoncino, penso che forse con l'arancio avrebbe stonato un pochino. Avrebbe, no, è vero, perché c'è l'arancia, quindi arancia, no, con l'arancia avrebbe stonato un pochino. Eccolo qua, se volete potete mettere del pecorino, del parmigiano, esatto, quello che più volete. E okay, sono pronti così da servire, da gustare. Esattamente, Valeria. Adesso facciamo vedere anche l'alberello. Facciamo vedere tutto, questo è già un primo antipastino, adesso okay, passiamo pure ai secondi. Eccoci qua, quindi questo qua è il primo. Okay. Adesso andiamo un po' a vedere quest'alberello che ricordiamo un po'. Abbiamo fatto con la pasta sfoglia ed un ripieno con la ricotta e il pesto. Il pesto l'abbiamo preparato noi. Esatto. Dobbiamo fare questa cosa pericolosa? Questo è uno dei momenti più delicati. In cui ci servirebbe la fantastica spatola. Guarda, anziché la spatola, che comunque la figura qui dentro c'è. No, fatto, grazie. Questo? No. No. Ok. Questo è un momento, potete imparare tutti. Io mi fermerei qua però, Valeria, mi fermerei qua, credimi. Aspetta, adesso esco pure dall'inquadratura. Abbi fede, voilà. Tarà. Okay. Siamo fantastici proprio, ragazzi. Cioè, le ricette, no, per tutti, proprio per tuttissime. Esatto. Allora, questo è l'alberello, guardate qua, questo è l'alberello. Poi, buoni, che ci abbiamo ancora da togliere nel forno. Okay, ci siamo? Girelle. Le girelle e i cornettini. Le girelle ci siamo. Le girelle ci siamo, i cornettini quasi. Hanno ancora qualche minutino. Allora, nell'attesa che i nostri cornettini e le girelle arrivino a temperatura a puntino, io direi, Valeria, riassumiamo un po' brevemente quello che abbiamo fatto. Vai, siamo partiti con... Ok, siamo partiti con l'alberello. Nell'alberello il ripieno è di ricotta, ricordiamo di mucca o di pecora, noi preferiamo quella di pecora, 250 grammi, poi del pesto homemade. Noi abbiamo fatto quello tradizionale, ma ve lo potete fare anche con le mandorle, con i pistacchi, con quello che volete. Abbiamo utilizzato 15 foglie di basilico, un cucchiaio di parmigiano, un cucchiaio di pecorino, 1-2 cucchiai di pinoli, un pezzettino di aglio veramente molto piccolo e poi in totale 6 cucchiai di olio. Abbiamo di nuovo preparato il vostro pesto in questo modo. Abbiamo messo l'aglio, poi abbiamo messo 2 cucchiai di olio, il basilico e abbiamo mixato col fantastico mini primer verde salvia, rigorosamente. Poi abbiamo aggiunto un cucchiaio 2 di pinoli e altri 2 cucchiai di olio, di nuovo abbiamo mixato e alla fine ricordiamo, senza mixare ma solamente con il cucchiaio, i 2 formaggi. Meravigliosi. Per avere il pesto bello bello verde, che si fa? Si mette la parte delle lame del mini primer e anche il bicchiere del mini primer nel frigorifero. Il gesto dell'ombrello. Ok, poi abbiamo appunto spalmato tutto quanto sul primo foglio di pasta sfoglia, abbiamo messo il secondo tagliato a forma di alberello e abbiamo girato tutte quante, diciamo, i rami per fare in modo di avere appunto questa forma
alberellosa. Sì, riesce, poi esce fuori il colore del composto, il colore del pesto. Che colore ricorda, diresti che è questo? Guarda, per quanto mi riguarda è un verde salvia. Verde salvia? È un diresti? Verde salvia. Non un verde pisello? Io direi che un verde pisello fa dei scherzi. Va bene, è un verde pisello. Questo che colore è? E questo è verde oliva. No, verde pistacchio. Verde pistacchio, no, pure questo. Invece verde pistacchio, verde oliva, verde sì. Pistacchio, dai. Verde pistacchio. Sì. Poi invece abbiamo fatto questa fantastica innovazione delle classiche lenticchie. Una rivisitazione. Esatto. Una rivisitazione di una delle ricette più tradizionali, come la polenta e le lenticchie. Must di Capodanno. Esatto, abbiamo appunto preparato la nostra polenta istantanea, messa su un piatto a raffreddare, perché poi l'abbiamo tagliata a quadrati con la formina a forma di quadrato. Questa formina a forma di quadrato è un po' difficile da trovare. È un po' difficile da trovare, esatto, però potete fare anche rotonda con un bicchiere, oppure tagliarla come volete voi, a forma di casa, a forma di... non so... di quadrato, esatto, a forma di formina. O a forma di albero. Detto questo, vai. Poi sopra abbiamo messo queste lenticchie fatte in questo modo. Mm-hmm. Olio, poi scalogno, ma potete utilizzare anche la cipolla ovviamente. Poi lo speck, in questo caso a listarelle, ma lo potete utilizzare anche a quadratini. O potete mettere il codichino, potete mettere la pancetta, o potete mettere il guanciale. Fate come vi pare. E poi abbiamo messo le lenticchie e alla fine abbiamo grattato un'arancia intera. Buona. Detto questo, in forno abbiamo anche i nostri fantastici. Vediamo se sono pronti, se no intanto ci assaggiamo la polenta, non è che è un problema qua. Ci sono. Saranno molto bollenti, sì. Capirai. Però intanto li facciamo vedere. Sì. I nostri cornettini salati e le girelle. Prendiamo un bel piattino pure qui, ecco. Anche questi cornettini e l'alberello si possono fare con qualsiasi ripieno, certo. Salmone, prosciutto e formaggio, anche dolci con la marmellata. Questi proprio da antipasto, da aperitivo, sono perfetti, sono secondo perfetti, me. Sì. Sono veramente perfetti. Noi avevamo fatto i cornettini e le girelle perché pensavamo di assaggiare i cornettini e le girelle. Ma forse ci prende un... sì, forse no. le girelle perché sono piccoline. Quindi il nostro esofago. Nel frattempo che noi mangiamo quello, secondo me le girelle si sono raffreddate. Guarda, lo sapevo io. Vai, voilà. Eccoci qua. Allora, prendiamo pure questa teglia. Guardate che belli pure questi cornettini, con le girelle, carinissimi, carini. Le posizioniamo qui. Dopodiché io direi, Valeria, mamma mia, quella polenta. Polenta. Passate quei crostini qua. Eccoci qui, signori. Facciamo questo sacrificio. Esatto. Lo facciamo solo per voi. Vai. Un pezzettino di polenta, un pezzettino di speck, tutti e due. Prendi tutto, per carità. Allora, faccio pezzettino qua. Com'è, Valeria? Buonissimo, l'arancio. Buono. Mi piace tanto l'arancio. Molto particolare. Per una perché cena... è un... perché comunque sono dei sapori che comunque noi conosciamo, no? Esatto. Perché sono dei sapori insieme. Tradizionali, ma che non abbiamo mai visto insieme, proprio grazie all'arancio, che gli regala... Quel non so che. E quindi questo è il nostro primo, la nostra seconda proposta. Passiamo adesso ad assaggiare queste girelline. Soffia, mi raccomando. Girelline a prova di esofago, queste con cui abbiamo fatto anche l'alberello. Il forno. Che ci diceva che è pronto? Che andava spento. Ah, ok. Scusate. Buona. Questa invece c'è ricotta e pesto, che abbiamo fatto noi con mini dinner verde salvia. Che dire, brucia da morire. Ma è buonissimo, vi assicuro. Provateci, taggateci. Basta mangiare. Valeria, buone feste. Grazie davvero per questa ricetta. Grazie a te per essere stata in compagnia durante queste festività. Ci siamo davvero divertiti, insomma, spero che vi sia arrivata un po' della nostra gioia, spero che la vostra compagnia vi abbiamo divertiti. Da Manuel Bartolini, da Valeria Santivetti, un grazie davvero di cuore per averci seguito.
fateci sapere le vostre ricette, condividete la nostra puntata, la ritrovate su Cusano Italia TV, scriveteci, fateci sapere, dateci un feedback. Intanto noi vi mandiamo un bacio, un abbraccio. Vuoi salutare qualcuno? No. Niente, andate così. Quando volete, se volete, ci vediamo qui sempre sul 2, 6, 4. Buone feste!